Buongiorno e benvenuti all'appuntamento numero 21 del nostro Come Abbiamo Venduto. Oggi vi vogliamo portare a Lubagno. Per chi non conoscesse Lubagno, è una piccola frazione di Castelsardo che ha una grossa fortuna. Oltre ad essere vicino a quello che è un borgo medievale, appunto Castelsardo, che molti hanno avuto modo di ammirare nella recente uscita della Walt Disney, la Sirenetta, è sull'acqua proprio Lubagno. Uno stabile esattamente in via Torino, quindi proprio a due passi dalla spiaggia. Ha una costruzione del 2007. Era un piano terra con un ampio cortile, una scorcio leggero di vista mare, ma soprattutto la vicinanza al mare, la presenza dell'autorimessa, perché in quella zona durante l'estate il traffico si congestiona parecchio, hanno portato le persone ad essere interessate a questo tipo di immobile. Appena ci affidano l'incarico, l'immobile non era grandissimo, avevamo circa 50 metri quadri complessivi, contando anche l'autorimessa che va calcolata al 50%, quindi un bilocale funzionale per uso investimento oppure per una famiglia giusto uso vacanza. Guardiamo subito i dati dell'agenzia del territorio, perché non c'erano così tanti dati di venduto, e in realtà siamo dovuti andare a cercare, proprio a scovare quelli che erano i dati del compravenduto reale, perché l'agenzia del territorio ci dava un valore massimo di 1.400 euro e noi invece abbiamo deciso di partire a 82.000 euro per questi 50 metri quadri, ovvero 1.640 euro a metro quadro. Perché? Perché la categoria era a 3 e noi abbiamo portato sulla categoria leggermente a 2, quindi come se fosse una categoria civile abitazione, proprio perché lo stabile meritava parecchio. Abbiamo fatto un marketing veramente di alto livello, chi ci conosce e ci segue lo sa, abbiamo pubblicizzato al meglio questa piccola proprietà. Fine novembre del 2022 arrivano due proposte d'acquisto, una proposta d'acquisto da una cliente che stava nel nord Italia e un'altra proposta d'acquisto il cui cliente stava qua a Sassari. Quindi succede che viene accettata la proposta della signora che sta appunto nella parte del nord Italia, immediatamente presentiamo la proposta al nostro venditore e la proposta viene accettata. Era una proposta leggermente più bassa, ovvero 76.000 euro, però non si discostava tantissimo da quello che era il valore iniziale al metro quadro. Purtroppo però, una cosa che non mi era mai capitata in 12 anni, a cavallo di Natale, appunto l'atto si doveva fare a gennaio, e purtroppo la parte acquirente viene a mancare improvvisamente. Ci siamo immediatamente mossi per poter cercare di risolvere la situazione, abbiamo trovato un accordo tra l'acquirente e il venditore successivo in modo tale che si potesse, nella situazione molto delicata, affrontare questo percorso, e siamo riusciti a riportare in pista i vecchi compratori che hanno fatto la loro offerta, questa volta a 78.000 euro, quindi 1.560 euro a metro quadro, e siamo riusciti a fare un rogito notarile in maniera anche molto spedita grazie a un istituto di credito che è stato estremamente estremamente veloce. Quindi siamo riusciti a portare in porto la trattativa, già la seconda che ci capita quest'anno, l'altra era per motivi di aumento dei tassi, questa purtroppo per motivi legati ad aspetti diciamo un pochettino più delicati e gravi. Abbiamo raggiunto, messo un tassello nella nostra preparazione di un altro evento purtroppo non troppo piacevole che ci è capitato, speriamo che non ce ne capitino altri, ma la squadra è stata all'altezza di gestire anche questo tipo di doppia trattativa in queste circostanze, dove l'aspetto tecnico e professionale è importante, ma soprattutto l'aspetto umano è importantissimo. Alla prossima.